Buonasera a voi gentili telespettatori e ben ritrovati a questo appuntamento con i nostri approfondimenti. Prima News Focus, il nostro rotocalco che racconta un pezzettino della nostra realtà, in particolare collegata al Piemonte, alla nostra regione. E come sempre ospitiamo enti, associazioni, protagonisti del nostro territorio. Per la puntata di questa sera sono davvero molto contenta di avere qui in studio con me, e la ringrazio, la dottoressa Cristina Seimandi, membro del CDA della Fondazione Ricerca Molinette. Grazie per essere qui con me. Buonasera. E insieme a lei parleremo di una bella realtà che opera sul nostro territorio, in particolare nell'ambito della ricerca medica, scientifica. Ecco, vorrei proprio partire da lì, raccontando ai nostri telespettatori qual è la mission della Fondazione Ricerca Molinette. Allora, la Fondazione Ricerca Molinette è una fondazione che nasce ben 20 anni fa, nel 2001, quindi abbiamo da poco festeggiato i 20 anni, ed è una fondazione a cui tanti, tantissimi torinesi sono affezionati. Nasce dalla intuizione importante che ebbe il dottor Malavasi insieme al dottor Palestro, dove università e ospedale si unirono dando vita alla Fondazione Ricerca, che all'inizio si chiamava Fondazione Ricerca Tumori Molinette. Dopodiché, si è deciso di allargare l'ambito di ricerca a tutte le parti e alle specializzazioni del più grande ospedale che c'è nella regione Piemonte. Ecco, spesso si parla di ricerca, o comunque nell'immaginario collettivo l'idea della ricerca fine a se stessa, diciamo di ricercatori che nei loro laboratori lavorano, studiano, ma forse non viene percepita tanto quello che è il collegamento diretto invece con il territorio e con i protagonisti, in questo caso del mondo sanitario. Invece la Fondazione Ricerca Molinette dà davvero risultati concreti e visibili, no? Come quelli che vengono ottenuti grazie alle varie campagne, no? Che vengono poi attivate dalla fondazione. Ce ne vuole raccontare qualcuna per capire anche come lavora per reperire quelli che ovviamente sono fondi Certo. necessari per migliorare il nostro sistema sanitario? Le campagne promosse dalla Fondazione sono state tantissime in questi anni. Ve ne riassumo una, per esempio, un baffo per la ricerca ha permesso di attivare una serie di ricerche legate alla diagnosi precoce della prostata e quindi favorire la parte di ricerca per l'individuazione purtroppo di questa grande patologia che è diffusissima. Tante sono le altre iniziative per la raccolta fondi che la Fondazione attiva, grazie soprattutto ai numerosissimi volontari e alle tantissime donazioni che ogni anno e in ogni occasione vengono ricevuti dalla Fondazione. L'ambito in cui la ricerca e la Fondazione si muove è un ambito traslazionale, per cui tutta la parte della ricerca d'eccellenza fatta in laboratorio si sviluppa poi e viene traslata in ambito clinico. Quindi diciamo che la fondazione ha come una funzione di ponte tra la ricerca e la medicina e quindi ha la possibilità di applicare delle ricerche importantissime e molto innovative nell'ambito clinico. Tuttavia, la fondazione non si occupa solo di ricerca scientifica, ma anche delle esigenze immediate che, come abbiamo visto in questi ultimi anni, si sono state collegate, per esempio, alla grande pandemia che abbiamo avuto. E appunto per questo ci siamo collegati e abbiamo raccolto dei fondi per favorire e supportare la pandemia. Ecco, e in particolare una raccolta fondi che ha avuto poi come risultato immediatamente tangibile quello del potenziamento, parliamo in questo caso del potenziamento del laboratorio di microbiologia e virologia della Città della Salute e della Scienza di Torino. Il servizio che proponiamo ai nostri telespettatori riassume un po' ciò che è stato fatto. Un
Una nuova strumentazione all'avanguardia, finanziata grazie ai fondi devoluti dalla Fondazione Ricerca Molinette per l'emergenza Covid-19. Servirà a potenziare l'attività del Laboratorio di Microbiologia e Virologia di Città della Salute e della Scienza di Torino. Il progetto di potenziamento del nuovo laboratorio è stato realizzato nei mesi della pandemia seguendo due diverse linee di intervento. Da un lato c'era l'obiettivo del potenziamento tecnologico e logistico per la gestione della pandemia da SARS-CoV-2 in termini di attività diagnostica e di ricerca clinica, mentre dall'altro c'era la volontà di costruire una migliore preparazione nei confronti di situazioni emergenziali a potenziale pandemico in ambito microbiologico. Collegata all'emergenza Covid, dunque, l'acquisizione di congelatori e frigoriferi ha consentito lo stoccaggio di numerosissimi campioni da utilizzare per studi sulle caratteristiche genetiche e biologiche del virus. Le attività di diagnostica e di ricerca hanno consentito di condurre studi di prevalenza dell'infezione nelle prime ondate epidemiche, studi di sensibilità e specificità dei test diagnostici e innovativi studi di valutazione della risposta immunitaria post-vaccinale. Per quanto riguarda la seconda area di intervento, invece, il laboratorio è pensato per essere il cuore di una serie di studi fondamentali, in particolare quelli sui microorganismi multiresistenti agli antibiotici. Il problema è emerso in tutto il suo potenziale in occasione delle ondate di Covid-19. I dati di sorveglianza locali e nazionali, infatti, evidenziano un'elevata diffusione di questi microorganismi in Italia, di fronte alla quale verrà costruita una sorveglianza epidemiologica adeguata. L'attività di sorveglianza e di sviluppo clinico di metodi per l'individuazione di microorganismi multiresistenti è quindi fondamentale per non essere colti impreparati in caso di eventuali prossimi rischi pandemici. Eccoci tornati in studio perché ci facciamo spiegare meglio quella che è l'attività del Laboratorio di Microbiologia e Virologia proprio da colei che insieme ad altri ovviamente ci lavora dentro. Sto parlando della professoressa Cristina Costa, che è vice direttrice del Laboratorio di Microbiologia e Virologia della Città della Salute e della Scienza di Torino. Grazie a lei per essere qui con me oggi. Grazie a voi per l'invito. Allora, colgo appunto l'occasione per ringraziare la Fondazione Ricerca Molinette perché ci ha consentito, con il prezioso supporto, di sostenere, modernizzare e garantire la tecnologia più avanzata possibile nelle nostre attività. Come avete detto, si sono articolate in due linee di intervento. Noi ci siamo trovati a affrontare la pandemia e quindi avevamo necessità di organizzare e riorganizzare le nostre attività e avvalerci di dispositivi per la conservazione, lo stoccaggio dei campioni, il loro processamento in tempi rapidi e anche per poter stoccare questi campioni per poter poi effettuare dal punto di vista della ricerca degli studi di approfondimento che ci hanno consentito di ottenere importanti dati sia dal punto di vista di quello che era la sieroprevalenza nella fase pre-vaccinale. Soprattutto abbiamo fatto uno studio sulla sieroprevalenza negli operatori sanitari che si è rilevata essere superiore di circa il doppio, cioè dal 3,5% nella popolazione generale al 7% nella nostra popolazione sanitaria nella fase prevaccinale. Abbiamo poi effettuato degli studi di sieroprevalenza come risposta al vaccino e poi anche di effettuare degli studi particolareggiati di valutazione della risposta immunitaria cellulare, cioè non solo anticorpale, che ci è consentito di valutare anche a 6-9 mesi dal vaccino la presenza di più del 70% di una risposta cellulare reattiva e efficace contro il SARS-CoV-2. E questa è stata la prima linea di intervento in cui ci ha supportato la disponibilità di strumentazioni e supporti logistici che ci ha appunto elargito la Fondazione Ricerca Molinette. L'altra linea di intervento importante, mi dica. Sì. Quindi per così raccontare, cioè, molto, in maniera molto semplice ai telespettatori, i vostri studi hanno permesso di verificare l'efficacia, per esempio, dei vaccini contro il Covid, sì,
a lungo andare, cioè è stata analizzata quella che è la risposta anticorpale nel personale delle molinette in questo caso, sì, dopo mesi, no, dalla somministrazione del vaccino. Sì. Infatti noi abbiamo valutato la risposta dal punto di vista sierologico in un arco di tempo a 4-5 mesi rispetto a quando era stata effettuata la somministrazione del vaccino, quindi è stato fatto circa giugno del 2021 e come dico la risposta anticorpale era, raggiungeva quasi il 99%, quindi assolutamente in linea se non superiore a quella riportata in letteratura nella popolazione appunto del nostro ospedale e anche universitaria. Poi abbiamo effettuato una valutazione della risposta immunitaria cellulare, quindi dei linfociti che garantiscono anche una protezione a lungo termine di memoria, e l'abbiamo effettuata fino a 9 mesi dalla somministrazione del vaccino. E questo è un dato scarso in letteratura, nel senso che pochi studi hanno investigato questo particolare aspetto, di cui andiamo abbastanza orgogliosi di aver valutato questa popolazione, una grande popolazione, questo tipo di dato. E ci ha consentito appunto di capire meglio quelli che potevano essere i correlati di protezione rispetto al vaccino. E questo, ripeto, grazie anche a un supporto logistico che ci è arrivato dai dispositivi, dalle strumentazioni che ci sono state, abbiamo acquisito con il potenziamento del laboratorio, col progetto appunto della Fondazione Ricerca Molinette. E poi abbiamo anche conservato dei campioni che ci permettono di effettuare delle studi, diciamo più di ricerca, quindi a questo punto c'è l'interazione fra quella che è la diagnostica e la ricerca, ricerche di base che ci permetteranno anche in futuro di capire meglio quella che può essere il comportamento biologico del virus. Per esempio abbiamo delle ultracentrifughe che sono dei dispositivi particolarmente sofisticati che ci permettono di separare dal campione clinico particelle virali o particelle subcellulari dalle cellule del paziente, quindi sono degli aspetti importanti per approfondire dal punto di vista della ricerca. E questa è la linea di intervento che riguarda, sì, che riguardava appunto il SARS-CoV-2. La seconda linea di intervento invece abbiamo, sì, sentito parlare di microorganismi resistenti, ecco cosa, sì, vuol dire? Allora, diciamo che una delle situazioni pandemiche di cui sicuramente si sta già parlando e che è nota per essere una minaccia a chi si occupa del settore è l'emergenza sempre più di impatto di microorganismi, quindi batteri ma anche virus, microorganismi che sono resistenti all'armamentario terapeutico antibiotico o antivirale di cui disponiamo. Questo significa che ci si ritrova con sempre meno armi per poter gestire quelle che sono le infezioni, e ricordiamo che le infezioni, soprattutto quelle invasive, sistemiche, sono fra le principali cause di morte nell'ambito ospedaliero, e quindi la riduzione dell'armamentario terapeutico con l'emergenza di microorganismi resistenti è una minaccia alla salute pubblica che deve essere gestita adeguatamente con dei protocolli di cosiddetta infection control, cioè sorveglianza delle infezioni, che vuol dire una diagnosi e una sorveglianza il più possibile tempestiva e di avvalersi di strumentazioni e dispositivi che ci permettano il più tempestivamente, il più adeguatamente ed efficacemente possibile di porre diagnosi di infezione da microrganismi e che si tratti di microrganismi che hanno magari resistenza a determinate classi di antibiotici, se non a tutti, perché ci sono anche dei microrganismi che sono cosiddetti panresistenti, cioè resistenti a pressoché tutte le classi di antibiotici. E quindi questa è una reale emergenza che ha evidenziato le sue potenzialità anche proprio nel periodo della pandemia, perché ci si è trovati a riorganizzare il sistema sanitario e sono magari emerse le componenti più critiche in quanto sono state focalizzate rispetto a quello che era invece un'attività di routine che si conduceva prima. Certo. E quindi in questo secondo anche linea di intervento il supporto della Fondazione Ricerca Molinette ci ha consentito di implementare la diagnostica e la sorveglianza di questi microrganismi. Certo, guardi, mi scusi se sono così
diciamo, semplicistica nel dire che sostanzialmente sì. Lei parla di concetti importantissimi che però, se non hanno effettivamente un sostegno economico, non possono essere portati avanti, no? Sostanzialmente sono quelli su cui lavorate, sono delle strumentazioni che hanno dei costi anche abbastanza elevati, quindi senza voler andare così a parlare di fondi, di soldi, però questo è, cioè anche le attività sì. dei nostri ospedali devono essere sostenute sì. anche da sì. contributi, no? Però possiamo anche parlarne, cioè nel senso che comunque la Fondazione Molinette da quando opera, quindi dal 2001, è riuscita a raccogliere 15 milioni di euro e quindi ha finanziato N progetti su cui sono gravitati e hanno collaborato 530 ricercatori, medici, quindi insomma un gran numero di specialisti, e la ricerca è stata di grandissima eccellenza. Infatti contiamo all'incirca 200 pubblicazioni scientifiche e mediche di altissimo valore che sono andate anche a livello internazionale. Quindi la ricerca che noi compiamo è finanziamo anche grazie ai direttori dei nostri comitati scientifici, e colgo l'occasione per ringraziare il professor Hirsch, che è a capo del comitato scientifico della Fondazione Ricerca Molinette. Sono ricerche che è vero che vengono sviluppate all'interno della città della salute e della scienza, ma servono poi a tutti, quindi la ricerca è di tutti e per tutti dal nostro punto di vista. Assolutamente. Professoressa, stava intervenendo anche lei a riguardo. Sì, volevo appunto ribadire quello che ha già detto la dottoressa Seimandi. Sicuramente i laboratori, il nostro sistema sanitario e anche i nostri laboratori universitari dispongono di strumentazioni e quanto di più sofisticato dal punto di vista tecnologico avanzato. Però indubbiamente tutto questo è un'attività in continuo sviluppo che richiede un supporto economico, e ci lavora tanta gente, quindi diciamo che è un impegno di risorse economiche e umane notevole. In questo devo dire che la Piemonte rappresenta un'eccellenza, e indubbiamente sostegno anche dei cittadini nei confronti di queste attività è una garanzia di poterne poi usufruire anche nel pratico, nel futuro, per tutti. E quindi è importantissimo continuare a sostenere questo tipo di attività di fundraising, e quindi quello che poi arriva direttamente a chi lavora sul campo e che permette poi di dare un ritorno sia scientifico, come diceva appunto la dottoressa Seimandi, in termini di pubblicazioni, di innovazioni, e anche nell'attività di quello che è al servizio dei cittadini. Bene, io la ringrazio, professoressa Cristina Costa. Sì, lo dico sempre anch'io, noi parliamo di eccellenza della nostra sanità, ma la sanità di cui noi usufruiremo anche in futuro, è una responsabilità collettiva, quindi poter in qualche modo fare nel nostro piccolo una parte, no, per renderla un pochino più forte, un po' più strutturata, credo che sia importantissimo. Sì. E fondazioni come la Fondazione Ricerca Molinette operano proprio in questo senso. Sì, abbiamo lanciato il nostro primo bando in occasione proprio dei 20 anni della Fondazione, e il cui risultato verrà dato il 24 di maggio. In occasione faremo una grande festa, e quindi potete avere tutte le informazioni per partecipare e contribuire sul nostro sito, che è www.fondazionemolinette.it. E questo bando è stato volto soprattutto alle patologie legate all'invecchiamento, che non sono solo patologie legate alle classiche malattie che uno può pensare, perché l'invecchiamento porta ovviamente a problemi cardiopatici, oltre che a problemi tumorali, e quindi è una problematica e sviluppa una serie di patologie di cui siamo interessati poi un pochino tutti, quindi da questo punto di vista vedremo i risultati che ha dato questo primo bando.
Bene, la ringrazio. Siamo arrivati alla conclusione del nostro approfondimento e io vado a salutare e ringraziare Cristina Seimandi, la dottoressa Cristina Seimandi, membro del CDA della Fondazione Ricerca Molinette. Ringrazio che è ancora in collegamento con noi la professoressa Cristina Costa, vice direttore del Laboratorio di Microbiologia e Virologia della Città della Salute e della Scienza di Torino. Grazie davvero per essere state in mia compagnia. Ringrazio e saluto tutti voi che ci avete seguito da casa anche per questo approfondimento. Grazie e arrivederci.